Ecco Francesco che abbiamo già sentito in... Ok, buongiorno a tutti e ringrazio diciamo, gli organizzatori di questo evento e tutti diciamo, i relatori. Io sono veramente felice di introdurre questo evento, frutto di una collaborazione diciamo, istituzionale, ormai come diceva la collega, consolidata perché siamo alla terza tornata. Noi attribuiamo diciamo, alla formazione sulle competenze digitali diciamo una primaria importanza nel processo di trasformazione della PA. Siamo negli anni nei quali diciamo, occorre una trasformazione di processi, quindi non una sostituzione di tecnologia analogica con quella digitale, è solo una cultura digitale diffusa, pervasiva all'interno dell'amministrazione può portare quella trasformazione dei processi che consente alle amministrazioni di ammodernare i loro procedimenti interni e di avere verso i cittadini un colloquio più semplice, più amichevole e soprattutto più efficace. Oramai i cittadini sono tutti dotati di dispositivi, sono abituati a utilizzare app e servizi in mobilità e la PA non può venir meno, diciamo, a questo impegno. Al di là di tutto quello che è scritto in norme, regolamenti, impegni con la Commissione europea, PNRR e quant'altro. Ecco, l'ultima parola sul PNRR che porta al nostro paese una quantità di fondi che, diciamo, per trovare un paragone che si possa avvicinare, ricordiamo i primi anni 2000 con i fondi che arrivarono dalle licenze UMTS, che sono stati però riversati in molti anni delle amministrazioni. Adesso questi sono fondi che vengono concentrati e per utilizzarli al meglio abbiamo anche qui, a maggior ragione, bisogno di una cultura della trasformazione che andremo a fare proprio attraverso diciamo, diciamo, lo sviluppo di competenze digitali. Io ancora qualche secondo per ringraziare tutti i collaboratori che ci hanno messo un impegno notevole in questa attività e che da parte Agid resteranno al vostro fianco, insomma, attraverso questa e le numerose altre iniziative che abbiamo diffuse verso le media e i territori per supportare le amministrazioni nel processo diciamo, di trasformazione digitale. Di nuovo grazie e diciamo, buon lavoro a grazie tutti, mille a buona giornata. Francesco Tortorelli di Agid. Passo la parola a Renato Salvatore Marafioti, che è il presidente di AICA, a cui diamo il benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Anch'io, messaggio breve, voglio rivolgere anzitutto il saluto personale, anche quello di AICA, ad Agid, Forma SPA ed Umana, a quanti abbiano dedicato il loro tempo all'organizzazione di questo webinar dedicato al tema della trasformazione digitale, della transizione al digitale per favorire la riforma della pubblica amministrazione in coerenza con quanto previsto anche nel piano triennale per l'informatica. Attività tutte orientate a favorire proprio il dialogo e l'interazione tra lo Stato, i cittadini e le imprese nel segno della semplificazione dell'usabilità. Come effettivamente è stato già detto dal collega precedente, in termini di gestione della trasformazione digitale, l'accesso ai servizi online e al patrimonio informativo della pubblica amministrazione sono gli ambiti di intervento ai quali si rivolge questo progetto. Siamo tutti consapevoli, anche noi di AICA, che per l'attuazione del piano triennale ICT e per il supporto all'operatività delle nuove figure, cioè gli RTD, cioè i responsabili per la transizione digitale, occorrono conoscenze, competenze e strumenti condivisi fra tutti i soggetti coinvolti. Ebbene, l'organizzazione di questo incontro rappresenta l'ambito in cui le nostre collaborazioni professionali assumono un significato importante. Un'occasione anche per noi di AICA per rinnovare una sinergia consolidata in vista dell'avvio del nuovo piano di sensibilizzazione sul tema delle competenze digitali, del piano nazionale, il PNC, delle nuove competenze, strumenti tutti previsti dal PNRR per rimodulare
e potenziare anche la formazione professionale di tutti i soggetti in termini di upskilling e reskilling. In AICA crediamo sia proprio il momento giusto per maturare una cornice culturale ampia e multidisciplinare, per incentivare tutte quelle politiche attive del lavoro e creare quel ponte tra formazione professionale e lavoro di cui si avverte il bisogno ormai da tempo. Credo sia fondamentale proprio investire sul capitale umano. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti. Grazie mille, grazie al presidente Marafioti. Passiamo la parola a Giuseppe Venier, che è amministratore delegato di Humana, altro partner importante per questo evento. Buongiorno, buongiorno a Chiediamo di tutti anche da parte. scollegarsi al dottor Marafioti. Ecco, benissimo, la sentiamo. Bene, buongiorno a tutti e grazie ancora per questa opportunità. Grazie naturalmente ai partner, quindi ad Agi, da Formez, ad AICA e grazie anche a tutti i partecipanti che hanno potuto usufruire di questa opportunità di formazione che abbiamo potuto mettere a disposizione. Devo dire, per quanto ci riguarda, senza ripetere le cose che già opportunamente sono state dette dal dottor Tortorelli e dal presidente Marafioti, che ringrazio, sull'importanza di questi percorsi per la pubblica amministrazione, ma che non sono solo importanti per la pubblica amministrazione, ma per l'intero sistema paese. Per quanto ci riguarda, per noi è stata una grande opportunità di mettere assieme due delle aree di attività su cui ci stiamo impegnando maggiormente, che sono da una parte quella dei servizi di formazione e selezione in ambito ICT, e da un'altra parte quelli che sono i servizi che noi diamo e stiamo cercando di implementare ulteriormente alla pubblica amministrazione. Per quanto riguarda il tema dell'ICT, noi da anni lavoriamo con grandi gruppi informatici e tecnologici per fare tutta una serie di academy per aiutare e le persone che stanno già lavorando in quelli appunto che venivano già richiamati come percorsi di upskilling e di reskilling delle persone che sono impegnate in questo settore, ma anche per fare quell'ultimo miglio, quell'ulteriore formazione che serve poi ai giovani per entrare preparati nel mondo del lavoro nell'ambito dell'information technology e non solo. Proprio oggi sul Sole 24 Ore c'era un inserto dove la nostra presidente raccontava alcuni degli importanti progetti che stiamo portando avanti in questo settore. Dall'altra parte, sempre di più, negli ultimi anni abbiamo lavorato per portare i nostri servizi alla pubblica amministrazione, quindi forti di quell'esperienza ormai da 24 anni nel settore delle risorse umane, non solo nella selezione, nella somministrazione, che sono da sempre stati, la nostra area core, ma anche proprio nell'ambito della formazione, della consulenza organizzativa, gli assessment, la mappatura delle competenze, proprio in quell'ottica anche di portare un contributo forti dell'esperienza del privato per rendere la nostra pubblica amministrazione più forte e più pronta ad essere, come noi crediamo, un asse portante del nostro paese nell'offrire, come dire, i servizi che, di cui abbiamo bisogno. C'è molto lavoro da fare, ma questo è sia nel privato che nel pubblico. Bene poter aver lavorato assieme. Questa è un'opportunità che spero possa essere stata utile alle numerose persone che hanno aderito e hanno partecipato e noi ringraziamo anche nuovamente AICA per aver collaborato con noi, aver creduto in noi e come noi abbiamo creduto in loro nell'implementazione di questo prodotto che speriamo anche di poter prossimamente rinnovare e implementare perché poi ormai la trasformazione e l'innovazione digitale sono sempre più come dire permeano la nostra vita e sempre più si continuano ad evolvere, c'è bisogno di essere continuamente aggiornati sul pezzo. Per cui grazie ancora a tutti e buon proseguimento per questo webinar finale. Grazie. Grazie mille a Giuseppe Venier, amministratore delegato di Humana.
Io vi porto i saluti di Formez e vi ringrazio per aver coinvolto Formez in questa iniziativa. Dal 31 marzo del 2021 abbiamo seguito le tre edizioni di E4Job PA e diciamo questo è nella naturale evoluzione degli argomenti che Formez segue, perché siamo in campo con l'approfondimento sulle competenze digitali fin dal 2015. Abbiamo iniziato, siamo stati pionieri rispetto alle riflessioni e ai corsi online sulla e-leadership. Abbiamo continuato con il progetto Competenze Digitali, che ci appunto ha messo in collegamento direttamente col Dipartimento della Funzione Pubblica per l'elaborazione del syllabus, e già appunto lì avevamo avuto i primi contatti di collaborazione anche con AICA, e abbiamo continuato con E4Job PA, che ha, diciamo, arricchito ancora di più il nostro campo di esplorazione delle competenze digitali. All'interno del progetto in cui si inserisce questa iniziativa, che è il progetto Formazione e Informazione per la Transizione Digitale della Pubblica Amministrazione, ed è un progetto che si inserisce nel programma più ampio Italia Login, la casa del cittadino di Agid. Noi abbiamo organizzato i webinar per avviare e monitorare e poi chiudere le tre edizioni di E4Job PA, appunto da marzo 2021 arriviamo ad oggi. Di questo appunto siamo stati molto contenti, perché abbiamo, diciamo, conosciuto altri strumenti, abbiamo considerato come le più di 1.000 amministrazioni che hanno partecipato, che hanno coinvolto i 1.000 dipendenti pubblici, scusate, di varie amministrazioni da tutta Italia che sono stati coinvolti, hanno in qualche modo valutato questa esperienza, che appunto consisteva in una parte di assessment e poi in una parte di formazione, come vi sapete ormai e come appunto si dirà in seguito. Ancora grazie, e da questo momento io do invece la parola a Caterina Vignato e Maura Montironi, che faranno il loro intervento, e da questo momento poi diciamo, la gestione del seminario passa direttamente ad Agit. Grazie ancora, Caterina e Maura. Buongiorno, grazie Patrizia. Buongiorno. Allora, noi entriamo un po' più nel vivo della parte operativa di questa esperienza che si sta avviando alla conclusione per quanto riguarda questa linea formativa, ma vi spiegheremo anche che continueremo a tenerci in contatto e vi spiegheremo anche gli strumenti che vorremmo utilizzare per continuare a tenere viva questa rete che si è formata grazie a questa iniziativa. Innanzitutto, le nostre premesse, perché ci siamo avventurati in questa attività che è iniziata come sperimentale a marzo. Il piano triennale per l'informatica pubblica amministrazione sancisce ancora una volta, anche nella sua versione, nel suo aggiornamento 21-23, sancisce ancora una volta l'importanza della formazione della valorizzazione delle competenze digitali come leva per l'innovazione. Accompagna il processo di trasformazione digitale delle PA centrali e locali, e migliora così l'efficacia dell'attuazione degli diversi interventi che naturalmente sono riassunti nel piano triennale, che non vuole comunque essere un documento esaustivo di tutto e tutti i processi di trasformazione digitale che deve affrontare la pubblica amministrazione. Quindi, fra questi, l'obiettivo 7.1, appunto, per dire appunto che c'è un riferimento puntuale, fra queste leve è il rafforzamento delle competenze digitali per il paese, quindi non soltanto per la PA, ma anche per i cittadini e per l'impresa, per favorire, che ha come obiettivo anche l'inclusione digitale. Quindi non deve, essere un onere in più quello di potenziare le competenze, ma deve essere una leva per rendere la vita più facile a tutti, a cittadini, imprese e dipendenti pubblici. Di conseguenza, ribadiamo ancora una volta l'importanza strategica delle competenze digitali,
sono un acceleratore di tutti i processi per l'innovazione, un comune denominatore per un approccio consapevole e qualificato del processo di cambiamento, che è guidato dalle moderne tecnologie, ma non solo, ecco, è guidato anche da un cambiamento di approccio. È un fattore abilitante per esercitare i diritti di cittadinanza, per avere anche maggiore consapevolezza dei propri diritti di cittadinanza e costituisce un asset strategico per favorire l'innesto dei processi di innovazione in atto. Di conseguenza, fra le azioni già realizzate, programmate nel piano triennale e già realizzate, che dovrebbero aiutare in questa azione di rafforzamento, c'è cioè per esempio la piattaforma e il catalogo dei moduli formativi erogati in e-learning. In base ai 5 aree di competenze descritte nel syllabus, nell'ambito del progetto delle competenze digitali per la PA. Abbiamo il piano operativo della Strategia Nazionale per le Competenze Digitali, che è stato avviato a dicembre 2020, ed abbiamo già un primo rapporto di monitoraggio. Queste due iniziative sono pilotate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In più abbiamo tutta una serie di iniziative verticali, a cui accennava anche Patrizia, in cui sono coinvolti una pluralità di enti, di amministrazioni, dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Dipartimento per la Trasformazione Digitale, alla Scuola Nazionale per l'Amministrazione, il Formez, naturalmente, e Agid. E sono iniziative e corsi di formazione per i dipendenti pubblici sui temi del piano triennale, come ad esempio l'accessibilità, la sicurezza, la privacy e la consapevolezza della sicurezza informatica, e corsi più indirizzati ai responsabili per la transizione digitale. In questo caso, diciamo, è una prerogativa di Agid, ma che realizza grazie ai propri partner, e Formez è il primo di questi. Come esempi di linee di azione che Agid ha già realizzato e possono essere già consultabili proprio sul sito del Formez dedicato agli eventi PA, c'è il ciclo di webinar realizzato sempre appunto con Formez sulla realizzazione di un sito web di un comune, la progettazione dei servizi pubblici digitali, la sicurezza informatica e due webinar specifici sui dati territoriali, dati territoriali e dati aperti, dati territoriali aperti. Abbiamo inserito il link in questo elenco come mini catalogo per poter rivedere anche le registrazioni che sono già presenti anche sulla piattaforma di Eventi PA. Naturalmente questo, come tutte le altre presentazioni, saranno disponibili alla pagina di questo evento appunto del 7 aprile, quindi potrebbe essere utile in questo frangente. Naturalmente, non so se ho perso le slide, non ho schiacciato nulla. Scusate. Sì, Caterina, credo che per sbaglio Sì, siano state caricate delle vabbè, slide di sì, un ecco qua, altro eccole qua. relatore Vabbè, comunque, giusto per siamo tornati aiutarmi a alle nostre. seguire, insomma, naturalmente. Sappiamo cosa abbiamo fatto. Recentemente, giusto per rilanciare l'ultima uscita, diciamo così, è stata elaborata, anche questo era prevista nel piano triennale, una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitale. A questa seguiranno, anzi, sono già iniziati dei webinar di accompagnamento a questa guida. Uno si è svolto ieri e il prossimo si svolgerà il 12 aprile, proprio perché anche per nostro
DNA, noi concepiamo appunto qualsiasi innovazione, anche qualsiasi asset erogato, sosteniamo che qualsiasi strumento debba essere accompagnato da un'azione di guida all'utilizzo di questo asset o questo strumento realizzato. Di conseguenza abbiamo abbinato all'uscita di questa guida anche una serie di webinar. Per tesaurizzare anche le attività di formazione che abbiamo realizzato con la CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, abbiamo anche realizzato uno standard per la formazione proprio dedicata agli RTD, che prende in considerazione gli aspetti organizzativi, tecnici e normativi sulla base di questa figura prevista dall'articolo 17 del Codice per l'amministrazione digitale. Attualmente, cosa abbiamo? Sto parlando ecco, delle date fissate di questi nuovi appuntamenti, ma naturalmente è un work in progress, quindi naturalmente le iniziative saranno numerose e potranno essere, saranno programmate nel futuro, sempre sul tema della formazione. Potrete aggiornarvi anche direttamente dal sito del Forma Ispirante. Però attualmente quello che ha già una data e un programma sono il ciclo per il format e il monitoraggio del piano triennale, dedicato appunto a tutte le amministrazioni centrali e locali. Il ciclo della cittadinanza digitale, appunto di cui parlavo prima, anche per abbinato a questa guida sui diritti di cittadinanza digitale e il ciclo sull'accessibilità, gli errori di accessibilità più frequenti nei siti e nelle app della PA. Questo per il mese di aprile, poi naturalmente seguiranno altri eventi che sono in programma, però hanno solo una data da essere fissata. In più, noi dal 2020 abbiamo realizzato uno spazio di condivisione, di aggiornamento per i responsabili della transizione digitale. E questo spazio esiste in forma sperimentale dal 2020, ma adesso è a regime da più di un anno. Ed è una community dove sono stati invitati inizialmente soltanto determinati uffici della transizione digitale delle amministrazioni più diciamo di grandi dimensioni, quindi amministrazioni centrali, regioni, province autonome, città metropolitane. Attualmente è aperto naturalmente a tutti gli RTD che sono stati designati secondo appunto l'articolo 17 del CAD e chiunque tra gli RTD nominati voglia chiedere accesso può scrivere. Abbiamo dedicato una casella anche a queste richieste, che è appunto quello che vedete nella slide, rtd@agid.gov.it. Questo vuole essere uno strumento di informazione permanente. Stiamo potenziando anche la sua animazione e anche il suo aggiornamento. Lo stiamo svolgendo per ora con risorse interne, ma contiamo di avere un aiuto per poter fornire un punto di informazione continuo e affidabile per tutti gli RTD. Naturalmente è aperto a tutti i dipendenti pubblici segnalati gli RTD che possono essere interessati ai temi. Dunque, in questo contesto, quindi di divulgazione della cultura digitale, è stato realizzato il percorso Introduzione alla cultura digitale, il for job della PA. Questo, con quello che abbiamo inteso realizzare era
un percorso con strumenti didattici già esistenti. Gli strumenti didattici sono stati forniti dai nostri partner Umana e AICA, e il Formez ci ha aiutato a dare una cornice a questi elementi per comporre un unico percorso. Il percorso si compone, ne parleranno anche in maniera più approfondita i nostri colleghi di AICA Umana che ci seguiranno, si compone di un elemento di self-assessment e da moduli di e-learning, il tutto incorniciato da webinar di avvio e webinar di conclusivi. In alcuni casi, mi sembra nella fase pilota, abbiamo previsto, proprio perché era una fase pilota, abbiamo previsto anche un webinar intermedio, per venire incontro a tutte le eventuali richieste e difficoltà che potessero incontrare i partecipanti a questa prima edizione pilota. Quindi, naturalmente, i nostri ringraziamenti vanno a tutti i nostri partner che hanno reso tutto possibile. Il cemento è stato, diciamo, ci hanno aiutato a mettere il cemento a tutti questi elementi per creare un blocco. Che ha un nome, appunto, Introduzione alla cultura digitale ed è dedicata ai dipendenti della pubblica amministrazione, segnalati dai responsabili per la transizione digitale. Importantissimi partner presso le pubbliche amministrazioni sono stati per noi, appunto, queste figure, che secondo l'articolo 17 del CAD sono investite da compiti sovrumani, insomma, a loro viene affidata la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione. E in più il responsabile dell'ufficio per la transizione digitale deve essere dotato, come sappiamo, di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriale. A noi abbiamo sperato, insomma, la nostra intenzione era di fornire un aiuto al responsabile della transizione digitale, fornendo questo strumento per cercare di adeguare le conoscenze dei propri uffici e degli uffici con cui più strettamente collabora, e per avere appunto la possibilità di interagire con colleghi che avessero una uniformità di conoscenze. Comunque, anche se appunto non sono conoscenze verticali quelle che abbiamo inteso trasmettere e veicolare con questo corso, ma una cultura pervasiva sul digitale. Sono i responsabili della transizione digitale delle amministrazioni che non abbiamo mai raggiunto dalle nostre iniziative, quindi che vanno dai piccoli comuni ad altre amministrazioni di natura nazionale o anche raggruppamenti di comuni che ci hanno aiutato a segnalare i loro partecipanti. Nel caso di piccole amministrazioni sono stati gli RTD stessi che hanno partecipato all'iniziativa, proprio perché magari nelle piccole amministrazioni su un'unica persona erano caricate compiti e responsabilità e conoscenze che non sempre erano disponibili, magari. Insomma, speriamo, perlomeno ci auguriamo di averli aiutati ad accrescere le loro conoscenze, in competenze già sicuramente già esistenti. I partecipanti erano dipendenti degli enti presenti sull'IPA, sull'Indice dei Domicili Digitali della Pubblica Amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi. Finora abbiamo realizzato 3 edizioni. La prima edizione, quella pilota, era partita più di un anno fa. Ha avuto un numero, mi sembra, sotto il centinaio dei partecipanti. Abbiamo utilizzato le conosc nostre conoscenze di RTD con cui siamo più in contatto come ufficio del coordinamento di iniziative per le pubbliche amministrazioni locali.
La seconda edizione è stata ancora più pervasiva come partecipazione. Abbiamo visto la partecipazione o delle stesse amministrazioni con ulteriori partecipanti segnalati proprio perché l'azione del corso pilota ha avuto una buona risonanza. E nella seconda edizione a regime, per ora, ultima edizione che si conclude proprio oggi, abbiamo avuto una partecipazione triplicata. Insomma, in tutto, in queste tre edizioni, come vi mostrerà anche Maura, abbiamo raggiunto più di 1.200 partecipanti appartenenti ad amministrazioni locali e centrali, considerando che non è un'azione fatta con grandi canali di comunicazione, ma utilizzando appunto i nostri referenti interni. Durante questa esperienza abbiamo raccolto sicuramente dei punti di debolezza anche del corso, però possiamo dire che nella maggioranza dei casi abbiamo raccolto dei riscontri positivi. Innanzitutto l'autonomia di fruizione dei contenuti in e-learning da parte dei singoli, in base ad impegni lavorativi e personali, la combinazione tra la tecnicità dei contenuti formativi, la semplicità del linguaggio, la distribuzione degli argomenti nei moduli, l'equilibrio quindi dei profili di approfondimento, la gradevolezza delle video lezioni, anche questo, insomma, l'usabilità e la facilità di fruizione ha contribuito a non avere troppa dispersione dei partecipanti. E gli strumenti di autovalutazione, ecco, l'autonomia nel fruire e nell'autovalutarsi ha contribuito al successo dell'iniziativa. Nel frattempo, dall'edizione pilota a questa seconda edizione a regime, ha avuto la necessità di organizzarci un po' meglio, considerate ecco, che siamo stati noi colleghi dell'ufficio coordinamento iniziative per la pubblica amministrazione locale che ci siamo organizzati, più naturalmente la collega Viviana De Paola che si occupava delle amministrazioni centrali, più naturalmente tutti i nostri partner che ci hanno supportato, soprattutto nel supporto tecnico di questo corso. Ci siamo organizzati, è stata creata appositamente una casella formazione chiocciolagit.go.it che è stata molto utilizzata per questioni di vario genere. Da questa casella poi sono partite anche gli attestati di frequenza del corso stesso e partiranno anche per questa ultima edizione terminata. È stata predisposta una guida operativa proprio perché il passaggio su tre diverse piattaforme poteva creare dei problemi, insomma, qualche incomprensione c'è stata, soprattutto perché poi occorrevano diversi codici di accesso per le diverse piattaforme. E se vogliamo vedere ecco, alcune piano messo in campo soluzioni organizzative, poi lo vedremo anche con gli interventi di alcune nostre amministrazioni partecipanti per agevolare la partecipazione al corso di dipendenti. E se vogliamo avere qualche numero sul corso, sulla partecipazione delle amministrazioni, passo la parola a Maura, che potrà anche graficamente rappresentarci quello che abbiamo realizzato. Grazie Chiaterina. Prima di passare ai dati della partecipazione alle tre edizioni di questo corso, approfitto per rispondere ad alcune domande relative agli attestati che sono state scritte in chat, visto che siamo ancora su una slide in cui se ne parla. Nella piattaforma Umana, il completamento della fruizione dei 10 moduli formativi in e-learning, quindi delle video lezioni e dei materiali e dell'esecuzione dei test. Per modulo di verifica dell'apprendimento viene generato un attestato intermedio, quindi che attesta il completamento della fruizione dei 10 moduli formativi in e-learning sulla piattaforma U4Job. Agid provvederà
nelle prossime settimane a predisporre degli attestati con determinate informazioni e caratteristiche che, come diceva anche Caterina, sono state migliorate e integrate anche a seguito di segnalazioni di alcuni dei partecipanti che vediamo anche collegati in chat. E quindi riceverete i partecipanti alla terza edizione che hanno completato, quindi svolto i moduli in e-learning e svolto il questionario di assessment iniziale, riceveranno un ulteriore attestato. Abbiamo già provveduto all'invio degli attestati per i partecipanti all'edizione pilota e alla prima edizione del corso a regime che avevano appunto completato le attività richieste. E per quanto riguarda invece le percentuali di completamento del corso sulla piattaforma Aika Digital Academy, il sistema prevede il tracciamento delle attività svolte da parte dei partecipanti e anche la possibilità di spuntare autonomamente alcune attività dopo la visualizzazione dei materiali che sono stati messi a disposizione da Aika o la risposta ad alcuni dei quesiti, comunque delle richieste che ci sono sulla piattaforma. Quindi, per chi non vedesse la spunta all'86% completa, ma all'86% delle attività sulla piattaforma Aika Digital Academy, da una parte informo che comunque questo non rileva i fini del rilascio dell'attestato, perché le attività necessarie per il rilascio dell'attestato, come dicevamo, sono appunto quelle obbligatorie e quindi lo svolgimento del questionario di assessment iniziale e il completamento della fruizione dei 10 moduli in e-learning sulla piattaforma U4Job. Ad ogni modo, per ulteriori chiarimenti e informazioni su tutto ciò che riguarda il corso, rimane sempre a disposizione l'email formazione@agid.gov.it riportata nella slide. Proseguo quindi la mia presentazione, riservandoci di rispondere alle altre domande che sono state indicate in chat successivamente. Appunto, come già diceva Caterina, l'iniziativa che abbiamo messo a disposizione ha avuto un riscontro crescente da parte delle amministrazioni. È stata appunto messa a disposizione da Agid in collaborazione con Aika, Umana e Form SPA, a disposizione dei responsabili per la transizione al digitale delle amministrazioni e non solo, anche degli altri enti presenti in IPA, che via via hanno mostrato interesse per questa iniziativa. E infatti il numero di partecipanti è risultato in crescita fino ad arrivare a oltre 1.000 dipendenti pubblici che sono stati coinvolti in questa iniziativa e quindi che si sono iscritti al corso e quindi hanno avuto la possibilità di realizzare le attività di assessment iniziale, di assessment finale, perché questa è stata una facoltà che è stata messa a disposizione di tutti, quindi di poter anche testare alla fine del corso effettivamente la crescita delle proprie conoscenze e la possibilità ovviamente di fruire dei materiali in e-learning. Quindi, come vedete, c'è stata una crescita dei partecipanti alle tre edizioni. Per quanto riguarda gli enti di appartenenza, come già accennava Caterina, questo corso ci ha consentito come agenzia di interfacciarci non solo con i nostri interlocutori più classici che partecipano con noi anche alla stesura del piano triennale e ci forniscono dati per queste attività, quindi diciamo le regioni, le città metropolitane, i comuni capoluogo delle città metropolitane e i ministeri, quindi le amministrazioni centrali, ma anche altre tipologie di amministrazioni con cui comunque l'agenzia ha contatti, ma magari meno frequenti. E quindi siamo riusciti anche a raggiungere anche piccoli comuni, associazioni di comuni, le aziende sanitarie locali, quindi altre tipologie di amministrazioni. Siamo molto contenti che hanno voluto cogliere questa opportunità. Come vedete, infatti, sebbene ci sia una predominanza in termini di distribuzione per ente dei partecipanti, per quanto riguarda le regioni, anche le altre tipologie di amministrazioni hanno colto questa opportunità. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, quasi tutto il territorio nazionale è stato coinvolto e alcune regioni, come sentiremo
successivamente dalla voce di alcuni responsabili per la transizione al digitale, hanno colto proprio l'opportunità offerta in collaborazione anche con i referenti formazione delle amministrazioni di appartenenza, di approfittare di questa possibilità per fornire uno strumento di accrescimento delle competenze per il personale, non solo dell'ufficio transizione al digitale, ma anche degli altri uffici dell'ente di appartenenza. E quindi, come vedete, alcune regioni hanno avuto un numero più importante hanno fatto anche questa scelta più consistente. E infatti, alcune regioni come la Regione Marche, la Regione Puglia, la Regione Sardegna, ma anche la Regione Sicilia, insomma, hanno colto questa opportunità, coinvolgendo, numeri più elevati di loro dipendenti. Quindi io vi ringrazio, di questa partecipazione anche al webinar odierno e rimango a disposizione con la collega Caterina Vignato durante questo webinar per rispondere alle vostre domande e più tardi provvederemo. E quindi invito il prossimo relatore, in particolare il dottor Riccardo Squizzato del nostro partner AICA, ad attivare webcam e microfono per proseguire con il nostro incontro e approfondire, parlare appunto del percorso di formazione, esiti e dati. Buongiorno Riccardo. Prego, ti lascio la Ciao, parola. buongiorno a tutti. Sì, aspetto. No, non è questo. Bene, il mio compito in questo piccolo intervento è un po' riepilogare il lavoro che abbiamo fatto, quali erano soprattutto i suoi obiettivi e come abbiamo cercato di raggiungerli. Ripeterò in questo inizio dedicherò del tempo a spiegare un attimo che tipo di competenze abbiamo indirizzato in questo percorso formativo, perché l'ho ripetuto più volte ed è molto importante, penso, per tutti noi capire che il mondo delle competenze digitali necessarie a tutti i livelli e per tutti gli attori per avere una trasformazione digitale efficace che raggiunga gli obiettivi, dicevo, le competenze di cui abbiamo bisogno sono tante, sono competenze diverse tra di loro. E in questa iniziativa ci siamo focalizzati sui temi della cultura digitale per il lavoro, e con questo termine intendiamo il vasto panorama di cultura necessaria per portare a termine un processo di trasformazione, che come vedremo include moltissimi aspetti e che si caratterizza soprattutto per una grande trasversalità, quindi per un'orizzontalità e non tanto per un approfondimento verticale dei temi. E noi riteniamo che questa cultura digitale sia propedeutica, sia quindi di base, sia il campo dove seminiamo tutto il resto delle nostre iniziative e quindi necessario per sviluppare una consapevolezza e poi un cammino di crescita che per le figure più importanti, come appunto i responsabili della trasformazione digitale, sarà lungo e importante. Dico questo per distinguerlo, per esempio, da altre due grandi componenti delle competenze digitali. Uno è quella che viene rappresentata da Digcomp, che ormai è uno standard di fatto molto diffuso in Europa, che indirizza prevalentemente aspetti d'uso del digitale, quindi educa la cittadinanza digitale a cui si rivolge prevalentemente per dare tutti quegli strumenti necessari per poter operare nel mondo digitale, per operare in modo consapevole, per avere anche un senso critico nell'utilizzo degli svariati strumenti e delle applicazioni e degli strumenti e dei servizi. Quindi abbiamo tantissimi oggetti da usare, quindi Digcom in quel senso dà un substrato di natura prettamente operativa. Accanto a questo abbiamo ovviamente quelle competenze molto più specialistiche che riguardano la vasta platea dei professionisti IT,
che viene rappresentata ormai da un framework che da parecchi anni, dal 2008, insomma, si è affacciato nel panorama europeo, che è il cosiddetto ECF, adesso è diventata norma EN16234, e che, diciamo, cerca di descrivere tutte quelle che sono le competenze necessarie ai professionisti IT per operare nei diversi ruoli, ovviamente. Sappiamo anche, e abbiamo scoperto, che molti mestieri IT stanno cambiando, dovuto proprio al cambio e alla disruption tecnologica, per cui stanno nascendo nuovi profili. Particolarmente importanti sono quelli che riguardano il mondo dei dati e il mondo della sicurezza, che sono due mondi in grandissima cambiamento, fermento, e che stanno caratterizzando molto i nostri investimenti in questi anni, e che noi anche a livello di F4Job, in termini di cultura generale, affrontiamo. Quindi in quello che noi abbiamo fatto si va ad affiancare, diciamo, a questi due estremi: uno che riguarda i cittadini come substrato operativo, e l'altro i professionisti che sviluppano applicazioni e servizi che noi utilizziamo quotidianamente, ed è molto trasversale, riguarda qualunque persona che nella sua attività lavorativa si trova a vivere come attore la trasformazione digitale, qui specificatamente nella pubblica amministrazione. E ovviamente, essendo fortemente focalizzati sui responsabili della trasformazione digitale, vuol dire che siamo nel campo della e-leadership. Io qui ho riportato due definizioni, una di Agito, una presa direttamente dal CAD, da dove si evince questo triangolo di competenze necessarie agli leader, perché sono presenti sia le tecnologie digitali, ma sono anche presenti gli aspetti del business, della missione dove questa trasformazione digitale va applicata, unito a aspetti di natura manageriale, quindi tecnologia, business e caratteristiche manageriali costruiscono questo triangolo in senso generale. Nella definizione del CAD si fa riferimento all'informatica giuridica, perché ovviamente il CAD stesso stabilisce per legge quelli che sono i diritti digitali, e quindi sono quelli gli ambienti di riferimento per i leader. Riporto quindi quello che poi è una figura, questa viene da alcuni documenti di natura europea, quindi questo triangolo: la parte strategica sopra, o manageriale, la parte digitale, la parte business nella parte bassa. Questo è l'elemento di riferimento, che tra l'altro va, e questo è molto importante, crea una nuova area ibrida dove si incontrano questi due mondi, la parte digitale e la parte, nel nostro caso, della PA, e quindi anche qualcosa che nel passato non siamo stati abituati a gestire, e non faceva parte, i due mondi erano abbastanza divisi, e quindi per noi non era così facile parlare di questo mondo di mezzo. Adesso invece questo sta diventando forse l'elemento decisivo, la costruzione degli i leader nel successo della trasformazione digitale. Non è un caso che a livello europeo sono nate moltissime iniziative proprio per incentivare la crescita di questa cultura, che era una cultura, ripeto, che non avevamo nei nostri paradigmi, nei paradigmi degli anni passati. E questo si riversa su E4Job. Questi tipi di ragionamenti sono stati fatti proprio da E4Job, che, se poi, senza che adesso andiamo a rivedere nel dettaglio gli argomenti che hanno ispirato tutto questo percorso formativo, che ispirano E4Job e tutto questo percorso formativo, però scorrendolo vedete che sono presenti entrambi gli aspetti, sono presenti aspetti più squisitamente tecnici, tecnologici, quindi che fanno parte di una parte di quel triangolo, che sono, per esempio, i dati, le architetture, il cloud, le tecnologie, la sicurezza, e aspetti che invece riguardano più il processo, quindi come dobbiamo trasformare il nostro modo di lavorare, e quindi si trova
come si fa un progetto, l'importanza della qualità, la consapevolezza comunque della trasformazione digitale come elemento che ci deve guidare, la user experience come altro elemento fondamentale di successo di qualunque trasformazione, perché sappiamo benissimo che sono stati scritti spesso fiumi di software e di applicazioni senza che queste abbiano avuto il dovuto successo, proprio perché si è trascurato il rapporto con l'utente e la fruibilità da parte dell'utente e delle varie categorie dell'utente, perché poi quando diciamo utente in un mondo complesso come la pubblica amministrazione ci riferiamo a una popolazione estremamente variegata, con esigenze, culture, livelli di entrata diversi. Quindi questo syllabus, nel vederlo anche rappresentato qui, insomma, è proprio caratterizzato da questa forte trasversalità, da questa ricchezza di temi che sono sì diversi tra di loro, chi ha fatto il percorso se ne è accorto, ma che, questo è il nostro intento, dobbiamo capire che sono tutti ugualmente importanti se vogliamo maturare appunto una cultura, che ci rende attivi, ognuno nel nostro ruolo nella trasformazione digitale, e rappresenta ovviamente un punto di partenza ottimo per lo sviluppo delle competenze che un RTD deve avere se vuole guidare nel suo specifico, nel suo mondo, piccolo o grande che sia, la trasformazione. Sono tutti aspetti che vanno considerati e ovviamente ci aspettiamo che aver fatto questo percorso formativo permetta di attivare anche poi l'interesse a sviluppare le verticalizzazioni necessarie per approfondire i temi che sono più importanti per ciascuno di voi. Rapidamente, cosa abbiamo messo a disposizione? L'ha già accennato Caterina prima. Abbiamo messo a disposizione un assessment d'entrata, un corso di formazione in modalità e-learning, di cui poi, subito dopo di me, Roberto Mascali darà alcuni elementi interessanti per raccontare com'è andata, e un test finale di valutazione in uscita, estremamente impegnativo e sfidante, che noi usiamo in modo propedeutico per quella che è la certificazione che AICA, riconosciuta dal CREDI, AICA mette a disposizione, che non fa parte di questo progetto, ma ovviamente è fruibile da parte di tutti quelli che sono interessati, perché questo corso di formazione, sicuramente vedremo adesso con dei numeri, li ha messi in grado di raggiungere e di poter ambire a questo obiettivo importante, almeno nella visione di AICA, che lo ha tra le sue missioni. Proprio una parola, è stato accennato alle competenze digitali per la PA, il framework sviluppato dalla PA e che è a pieno titolo dentro il piano triennale come elemento di riferimento per lo sviluppo delle competenze digitali. Quello che volevamo dire semplicemente, l'abbiamo sempre detto, che questo percorso che è stato fatto è un percorso largamente propedeutico alle competenze digitali per la PA. Ci sono delle parti ovviamente in comune, quindi è un investimento che ci si ritroverà quando si affronteranno le competenze digitali del syllabus della PA, che ovviamente poi si caratterizza con le verticalizzazioni tipiche della pubblica amministrazione, che sono quelle poi che hanno largo riscontro nel CAD, nel piano triennale, nel piano strategico e nei vari libri bianchi che riguardano le tecnologie. Quindi un passo assolutamente coerente con l'iniziativa più generale prevista dal piano triennale della pubblica amministrazione, a cui prima è stato fatto riferimento. Finisco con una singola e unica chart che dà un po' di dati di come è andata, perché insomma spesso su queste iniziative complesse insomma la sintesi è sempre una buona cosa. Io qui ho cercato di rappresentare, visto che noi lo misuriamo, fa parte della nostra metodologia, il livello di entrata con l'assessment e il livello di uscita con un test estremamente impegnativo, ripeto, chi l'ha fatto lo sa. Abbiamo misurato il livello di cultura digitale, in questo caso della popolazione che ha completato il percorso, perché, come ha detto Caterina, l'attività è ancora in corso. E quindi siamo ancora in una situazione dinamica, non siamo a bocce ferme. Ho analizzato la popolazione che ha completato questo percorso nelle
pile grigie, vedete la distribuzione tra livello insufficiente, discreto, buono e ottimo, e in entrata c'è sostanzialmente una distribuzione abbastanza equilibrata nelle quattro famiglie, con la parte più piccola nel livello di eccellenza, come credo sia anche normale che sia. In uscita, come vedete, la popolazione si è polarizzata sui due livelli più alti, per cui il livello buono e il livello ottimo assomma l'85%, quindi insomma siamo estremamente soddisfatti, primo dell'impegno che questi dati materializzano. Le persone si sono assolutamente impegnate allo studio, adesso Roberto ce lo dirà ancora più nel dettaglio, quindi vuol dire che il messaggio che abbiamo dato in questo progetto è stato colto, e che insomma gli strumenti che abbiamo messo a disposizione evidentemente hanno manifestato la loro efficacia. Un'ultima cosa, e mi riconduco alla certificazione, voglio ricordare a tutti quanti che questo 85% ha tutte, a questo punto, le caratteristiche, le abbiamo misurate in uscita, per poter, se ha interesse, accedere alla certificazione di AICA, che è un esame di 27 domande molto assolutamente simili a quelle che sono state affrontate nel test finale, e chiunque è interessato ad avere informazioni su questo può scrivere alla casella forjob@icanet.it e avrà tutte le informazioni necessarie per affrontare questo ulteriore step se interessato. Chiudo ringraziando tutti per l'opportunità che mi è stata data, e perché insomma per una persona insomma, che da 15 anni, ha dedicato 15 anni sia a livello italiano che europeo al mondo delle competenze, insomma partecipare a un progetto così importante, che mette secondo me una pietra importante anche sul futuro del paese, è una cosa che ovviamente mi ha gratificato molto, quindi ringrazio tutti quanti per l'opportunità che mi è stata offerta. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie Riccardo, a te e a tutti i colleghi di AICA che ci hanno supportato per la realizzazione di questo corso, anche nelle precedenti edizioni, che oggi magari non sono, che non hanno avuto modo di intervenire. Invito il prossimo relatore, quindi il collega di Humana, Roberto Mascali, ad attivare, eccolo, webcam e microfono per partire con il suo intervento. E ringrazio anche Riccardo perché ha già risposto ad alcune delle domande che ci sono arrivate in chat su come ottenere la certificazione, e ovviamente per la certificazione è necessario rivolgersi ai centri accreditati. Le informazioni sono riportate all'interno della piattaforma AICA Digital Academy, e ad ogni modo, come vi dicevo, rimane sempre a disposizione la mail formazione@agid.gov.it per le ulteriori informazioni che fossero necessarie. Quindi prego Roberto, ti lascio la parola. Grazie, grazie Maura. Allora, io vorrei innanzitutto, vi prego di non considerarlo un atto, come dire, dovuto, ma realmente sentito, un ringraziamento a tutte le persone che effettivamente hanno reso possibile questo progetto. Sappiamo che ha impegnato parecchi mesi, e sia chiaramente con i colleghi di AICA c'era un rapporto pregresso, strutturato, che effettivamente aveva dato la possibilità, aveva dato la possibilità di creare lo strumento di learning che abbiamo messo a disposizione, ma anche con i colleghi di Agid e Formez si è creato un rapporto veramente stretto, che ha permesso, secondo me, di gestire il progetto nella maniera migliore. Noi siamo orgogliosi di aver potuto mettere a disposizione, in un'ottica appunto di solidarietà digitale, sono stati mesi anche particolari per tutti, questo strumento, e oggi, dopo le varie opportunità di discussione dello strumento che abbiamo avuto nel corso dei webinar precedenti, cercherò di ricapitolare quello che abbiamo fatto e magari darvi anche qualche insight su come è stato gestito questo pezzo di formazione, perché appunto, come giustamente anticipava Riccardo, diciamo che il percorso di formazione è proprio quell'elemento interno al progetto, che permette di passare dal punto di entrata che ci ha ben descritto
al punto di arrivo che appunto prendiamo atto di questi dati molto positivi, insomma, sembra sicuramente essere stato utile. Allora, partirei da un riepilogo, da una ricapitolazione dei temi di cui abbiamo parlato. Perché, come giustamente sottolineava Riccardo, si tratta di un percorso che tocca ambiti molto diversi e che sicuramente può essere stato percepito come molto sfidante, ma al tempo stesso molto interessante. Magari, più tardi vi do anche qualche indicazione di questo interesse, per chi opera nella pubblica amministrazione, trattandosi di un percorso molto ampio che toccava, ambiti tecnologici molto distanti e a volte utili proprio per un'interpretazione generale della realtà. Quindi, come sa chi ha percorso questo strumento di formazione, abbiamo inserito degli elementi appunto di descrizione generale delle condizioni in cui operiamo come cittadini e come lavoratori digitali, quindi la parte relativa a essere digitali consapevoli, al tema dell'innovazione digitale, sia nell'ambito, il prodotto fa un riferimento all'ambito economico tout court, ma chiaramente questa capacità di interpretare anche l'impatto nell'ambito economico delle tecnologie digitali è comunque di interesse anche per chi opera nella pubblica amministrazione. Poi avevamo un blocco di tecnologie abilitanti, quindi il tema della business intelligence, dei dati, anche questo un valore importante per la pubblica amministrazione, la sicurezza e oggi purtroppo anche temi di cronaca particolarmente drammatici ci ricordano quanto sia fondamentale un approccio consapevole alla sicurezza digitale, il tema del cloud, dell'infrastruttura. Il tema della user experience, quindi fondamentalmente della possibilità di interagire con la tecnologia in maniera semplice e che sicuramente rappresenta un tema di riflessione importante per tutte le realtà che poi interagiscono con il cittadino. Due unità legate invece a temi più trasversali come quelli del lavoro agile e del good enough, che tuttavia ritengo che possano essere stati di particolare interesse anche in un'ottica di organizzazione del lavoro e della progettualità nel proprio singolo come dire, contesto individuale di lavoro. Quindi abbiamo parlato di tanti temi. Come ne abbiamo parlato, ecco, su questo mi prendo qualche secondo per sottolineare che abbiamo evidenziato due modalità diverse di approccio al corso da parte degli utenti. Come sapete, chi ha partecipato ai webinar precedenti sa che i vari livelli, visione, consapevolezza, approfondimento e le varie unità non erano offerte in maniera gerarchica. Tutti potevano scegliere di iniziare dal tema più interessante per loro, proseguire autonomamente e scegliere anche quale sequenza dare ai materiali nella loro fruizione. Questo è molto interessante perché ci siamo resi conto che una parte molto consistente della popolazione che ha assistito al corso segue effettivamente l'ordine logico, la grande maggioranza, ma c'è una componente comunque significativa che ad esempio segue le lezioni al contrario, quindi partendo dall'approfondimento e andando verso la visione, esattamente l'opposto di quello della modalità con la quale avevamo concepito il corso, ma è una cosa molto interessante per far capire che abbiamo fatto bene a lasciare liberi gli utenti e che effettivamente può essere interessante per chi ha un certo tipo di forma mentis partire dal generale per andare al particolare, chi invece preferisce avere una consapevolezza approfondita, quindi partire dai testi per poi arrivare ai temi trattati in maniera generale nella parte di visione. Quindi sicuramente un elemento anche di riflessione nelle prossime edizioni dello strumento che potremmo effettivamente sviluppare in futuro.
Adesso ho questi ultimi minuti, me li prendo per un tema di fruizione. Ci siamo domandati effettivamente quali sono le modalità, le tempistiche di gestione del corso. Ecco, questo è molto interessante. Ci siamo resi conto che per svolgere il corso, tendenzialmente gli utenti, la maggioranza degli utenti ha bisogno di 2 settimane, ecco, da questo punto di vista. Tuttavia, come vedete, abbiamo dei cluster molto, come dire, dei cluster molto comparabili. Quindi anche in questo siamo molto soddisfatti del fatto che lo strumento, la flessibilità dello strumento abbia permesso di rispettare i tempi di tutti. Come vedete, abbiamo delle differenze importanti. Degli early adopter, per utilizzare i termini, per utilizzare la terminologia del corso, che si sentono immediatamente sfidati e finiscono rapidamente il corso, e invece anche degli utenti che preferiscono, probabilmente anche per una questione di sedimentazione del sapere, di usufruire di un periodo più lungo di fruizione del corso. Quindi, da questo punto di vista, avendo a che fare con una popolazione estremamente eterogenea, ci siamo resi conto che uno strumento come questo ha dato la possibilità a tutti di apprendere nel rispetto dei tempi richiesti da ognuno. Ecco, questo è un tema dal nostro punto di vista interessante, anche perché lo possiamo raffrontare con la quantità di tempo trascorsa sulla piattaforma, e anche in questo caso ci rendiamo conto che abbiamo numeri di utenti molto, abbiamo una distribuzione molto eterogenea dei tempi che gli utenti dedicano alla piattaforma. Abbiamo casi di utenti che hanno visto più volte lo stesso filmato, proprio evidentemente per poter apprezzare al massimo i temi trattati e riuscire magari a memorizzarli meglio, a assorbirli al meglio. Infine, vi do quest'ultimo dato che secondo me è abbastanza interessante, il numero di accessi, e questo fa riferimento anche a un altro tema per noi particolarmente interessante, che è quello dell'abbandono del corso, nel senso che chi inizia il corso tendenzialmente non lo abbandona. Il vero passaggio iniziale è proprio quello di accedere al corso. Abbiamo una media che ci ha sorpreso perché è perfetta, nel senso che tendenzialmente in media l'utente si attribuisce una lezione al giorno, quindi decide di fare 10 accessi, uno per ogni lezione. Abbiamo chiaramente un primo quartile che non è da sottovalutare, che addirittura va sotto e si attesta sui sette accessi per completare il corso. Ecco, questo ci fa capire che tendenzialmente nel momento in cui si affronta il percorso, la curiosità spinge alla conclusione del corso. Ecco, questo è un elemento col quale vi volevo lasciare, volevo concludere. Ecco, sicuramente il tema delle nuove tecnologie, dell'applicazione delle nuove tecnologie alla nostra vita di cittadini, di lavoratori, nella pubblica amministrazione, ma anche nel privato, è sicuramente un tema che a volte percepiamo come sfidante, ma queste opportunità, nel momento in cui le cogliamo, ci danno la possibilità di riflettere, e solitamente se iniziamo a percorrere queste strade della riflessione, dell'approfondimento, non vogliamo smettere, sicuramente abbiamo voglia di saperne di più. Questo è un messaggio che mi sembra molto interessante, proprio nell'ottica di quel ulteriore rafforzamento della pubblica amministrazione, che è chiaramente uno degli assi portanti di questo paese. Ecco, ancora una volta, orgogliosi di far parte di questo progetto, e grazie a tutti per l'attenzione. Grazie, grazie Roberto, a te e a tutti i colleghi di Umana che hanno collaborato con noi per la realizzazione di queste iniziative e queste diverse edizioni del corso. E quindi invito la collega Viviana De Paola a collegarsi, eccola, ecco Viviana, per passare alla sessione in cui daremo la parola proprio alle amministrazioni che con noi hanno, alcune delle amministrazioni che con noi hanno colto l'opportunità di formare i dipendenti attraverso il corso. Prego, Viviana. Grazie Maura, buongiorno a tutti. E questo appunto è la parte in cui c'è il confronto tra amministrazioni, quindi amministrazioni ovviamente che hanno partecipato al corso che è stato dettagliato e presentato precedentemente,
Però sono punti di vista appunto sul corso, ma come strumento a supporto del modello organizzativo dell'Ufficio per la Transizione Digitale e della Trasformazione Digitale dell'ente. Quindi gli interventi che ci saranno a breve sono proprio per far comprendere, diciamo, come la formazione, e si punta sempre ovviamente sulla formazione delle competenze digitali del responsabile per la transizione al digitale, che sappiamo insomma essere ovviamente una figura portante e importante della trasformazione al digitale, ma anche di tutto il personale, diciamo, che ovviamente ruota a questa figura e collabora con questa figura, perché sappiamo che oltre diciamo, gli adempimenti, insomma, gli incarichi del responsabile per la transizione al digitale, ci sono tante altre figure con cui si collabora e con cui, in base alla circolare 3 del 1 ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, Avvocato Buongiorno, quindi ha a che fare quindi con altri enti o altri soggetti, e anche diciamo con ad esempio responsabili per la gestione documentale, conservazione documentale, responsabili per protezione dati personali e anche altre direzioni, tra cui i responsabili referenti per la formazione, che vedremo appunto a breve. Quindi c'è stato proprio un impegno assolutamente concordato tra gli RTD e le direzioni del personale referenti per la formazione. Vediamo come è stato in alcuni casi una leva di innovazione, un impegno sostanzialmente utilizzato anche come strumento per il proprio personale empowerment organizzativo dell'amministrazione, come nel caso del COVIP, e a breve darò la parola al RTD Enrico Mazzioni. E successivamente, una volta concluso, diciamo, l'intervento di Enrico Mazzioni, darò la parola all'RTD della Regione Puglia, Cosimo Elefante, che invece c'è tutto un discorso di RTD diffuso in rete con soggetti interni e esterni, oltre che personale di vario tipo. L'ultimo intervento previsto, quello della Regione Autonoma della Sardegna, non ci sarà purtroppo per un impegno improvviso e un'impossibilità sostanzialmente, però ecco, anche lì c'è stato proprio un coordinamento forte tra l'RTD e la direzione del personale referente per la formazione. Introduco solo Enrico Mazzioni come RTD, non solo RTD, ma anche responsabile della gestione documentale, direttore centrale dell'area vigilanza dell'amministrazione, anche responsabile del servizio sistemi informativi. COVIP, Commissione Vigilanza sui fondi pensione, l'autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari. Ed è l'autorità garante, diciamo, è un'autorità amministrativa di controllo, come insieme a Banca d'Italia, Consob, IVASS. Quindi inviterei ad attivare il microfono e la webcam di Enrico Mazzioni e gli passo la parola. Sì, buongiorno a tutte e a tutti, spero che mi sentiate, insomma datemi segnali se non è così. E allora, perfetto, allora posso iniziare. Diciamo, intanto ovviamente diciamo, la premessa è un ringraziamento all'AGI e a tutti quelli che hanno partecipato alla predisposizione di questo corso che abbiamo trovato particolarmente utile, diciamo. Ora, purtroppo devo tediarvi un pochettino perché l'argomento che è stato insomma un po' assegnato a noi è un argomento che richiede un pochino, a mio avviso, diciamo per contestualizzarlo meglio, di collocarlo nell'ambito di quelle che sono le specificità della struttura. Già la dottoressa De Paola ha anticipato, la COVIP è un organismo di sorveglianza, è una commissione, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il suo ambito è la previdenza complementare ed è una delle quattro autorità, diciamo, in generale sulle amministrative di controllo sul risparmio, insieme a Banca d'Italia, Consob, IVASS e Autorità Garante della Concorrenza del Mercato. E però questo gli comporta di avere una caratterizzazione un
po' particolare rispetto alle altre amministrazioni perché è un'istituzione che di per suo, appunto, di per sé, allora i fondi pensione sono i fondi pensione privati che si poi estrinsecano in varie differenti nature, possono avere soggettività giuridica o no o meno, soggettività economica o meno, però diciamo non vi tedio sulla strutturazione dei fondi pensione, e invece diciamo quello che mi preme dire è che diciamo, ha delle caratteristiche e prerogative particolari un'autorità di vigilanza, la prima che devo portare all'evidenza e con l'autorità di vigilanza, quantomeno la nostra, non eroga servizi diretti ai cittadini perché lo scopo è la vigilanza sui soggetti vigilati, che nel caso sono i fondi pensione. Quindi un pochettino la lettura di quello che è il piano triennale e anche poi tutto quello che ne consegue deve essere un po' rimodulata rispetto a quello che è il target, che è l'obiettivo, diciamo il core business che viene posto dalla normativa primaria in capo all'istituzione. Quanto a questo, si affiancano una serie di strumenti particolari di controllo che sono il potere di regolamento, che hanno diciamo le autorità di vigilanza in generale, quindi poteri di regolamentazione, poteri ispettivi, poteri anche sanzionatori rispetto appunto a questi soggetti privati. E l'altro elemento che è di rilievo, diciamo poi nel proseguo della presentazione, è il fatto che l'autorità è sottoposta al segreto d'ufficio, quindi diciamo tutta l'attività svolta nell'ambito della vigilanza è sottoposta al segreto d'ufficio con diciamo limitate eccezioni che riguardano appunto questi soggetti che vi dicevo, più i ministeri, il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro. Perché diciamo mi trovo costretto a fare un pochettino questo? Perché e questa premessa, perché poi il corso come strumento deve essere calato sostanzialmente in questa realtà. Ora, diciamo, detto tutto questo, immagino una struttura enorme. In realtà è una struttura che da normativa, da pianta organica, presenta una dotazione di risorse umane al massimo di 120 persone, 120 dipendenti, e nella pianta organica attuale siamo sui 90 dipendenti. Questo adesso non conosco le dimensioni, diciamo, medie delle pubbliche amministrazioni, però l'impressione che ci colloca in un ambito di amministrazione come dimensione medio, se non medio piccola, fondamentalmente. In quest'ambito il servizio sistemi informativi, che è quello che poi è stato individuato come struttura competente per la transizione alla modalità operativa digitale, è composto da una decina di persone, un numero, cioè il 10% del complesso delle risorse umane dedicabili, che sembra un numero, diciamo, congruo rispetto a tutte le attività che deve fare l'istituzione, diciamo, forse meno congruo rispetto a tutte quelle che sono attività che invece finiscono nell'IT di una pubblica amministrazione, fondamentalmente. E poi, diciamo, rispetto a altre amministrazioni, probabilmente è pure, diciamo, in qualche misura legato. Il mio ruolo, l'ha anticipato la dottoressa De Paolo, è quello di essere responsabile per la transizione digitale in quanto responsabile del servizio sistemi informativi dell'istituzione. Ho assunto anche il ruolo di responsabile della gestione di documentale, quantomeno in una fase iniziale, transitoria, diciamo, di messa a predisposizione di tutto il sistema di gestione documentale della COVIP, e questo ovviamente semplifica l'interlocuzione con me stesso. Il responsabile della conservazione è stato individuato nell'ambito del servizio sistemi informativi. Però a questo assommo anche il ruolo di direttore centrale dell'area vigilanza. L'area vigilanza è l'area che contiene all'interno i servizi che si occupano proprio di quella che è la vigilanza dei fondi pensione e delle casse, perché noi abbiamo anche competenze rispetto alle casse. Perché tutta questa premessa, diciamo, piuttosto corposa? Perché per spiegare anche, diciamo, per spiegare il mio ruolo è che, diciamo, io contemporaneamente, diciamo, si vanno a sommare delle funzioni, veniva detto, diciamo, forse in interventi iniziali, nelle piccole e medie dimensioni si finiscono per assommare delle funzioni in capo a uniche persone. Questo diventa necessitato. Nel nostro caso è stato un pochettino pure collegato al fatto che io, essendo ormai un'esperienza pluriennale, sono 22-23 anni che lavoro alla Commissione, avendo, come dire, lavorato sempre in ambito vigilanza, studi, statistica, informatica, diciamo, veniva quasi naturale trovare questa collocazione, però, diciamo, è inutile che vi dico il peso rispetto all'insieme delle responsabilità. Il ruolo di direttore centrale dell'area vigilanza, però, mi
porta in utilità al fatto, oltre di avere un dialogo più semplice, questo probabilmente è uno dei problemi che possono avere i responsabili per la transizione digitale rispetto, diciamo, a differenti realtà, un dialogo più semplice con quelli che sono i vertici della commissione. Il nostro vertice è composto da un presidente e due commissari che durano in carica 7 anni, c'è un direttore generale che poi invece fa il coordinamento di tutte le strutture, quindi diciamo una più semplice interlocuzione con i vertici, e quindi faccio meno fatica, come dire, a portare avanti quelle che sono le esigenze di un percorso di digitalizzazione della struttura. Fatta questa, diciamo, premessa, spero non troppo lunga e non troppo noiosa, diciamo, vediamo al corso un attimino. È già stato detto, era un corso, è già stato descritto che si sviluppava in 10 moduli. Devo dire che è un corso intenso, mi stupisce pure certe statistiche nei tempi di, come dire, di fruizione e realizzazione, perché ho trovato un corso molto intenso. È vero che è trasversale, come è stato detto all'inizio, ma l'ho trovato che anche nei profili dove andava nella verticalità, seppur nella sintesi, era molto efficace, diciamo. Quindi la sintesi è il, come dire, il portare alla memoria per chi già l'ha fatto, oppure introdurre argomenti anche tecnici che non, come dire, meno conosciuti. L'ho trovato molto efficace sotto questo punto di vista come responsabile della transizione al digitale, insomma, nell'ambito del mio ruolo, anche come responsabile del servizio sistemi informativi. L'impressione mia, diciamo, vi dico quella che è la sensazione ovviamente di chi ha fatto questo corso, che questo corso ha un pochettino l'abilità di operare su più livelli. Un livello io ne ho individuati quattro, insomma. Uno è il linguaggio, sicuramente, l'altro sono gli strumenti, come conoscenza e come rappresentazione degli strumenti utili. Quindi, diciamo, di per sé il corso è uno strumento, però poi si porta dentro degli strumenti che possono essere utilizzati. L'altro profilo è quello delle competenze, proprio per questo aspetto che dicevo quando si andavano a approfondire certi concetti. L'approfondimento non era banale, non rimaneva neanche, diciamo, sul livello troppo teorico. E l'ultimo, che l'altro aspetto, è l'opportunità, cioè il fatto di far vedere quelle che possono essere le opportunità di un contesto di digitalizzazione. Mi sono soffermato un attimino su questo ultimo perché poi nel proseguo, come dire, cercherò di far capire perché è importante, insomma. Quindi, diciamo, quindi come l'abbiamo vissuto noi, come sicuramente nella sua completezza è importante per il responsabile per la transizione digitale. L'abbiamo esteso anche alle persone che svolgono all'interno del servizio sistemi informativi una funzione più, come dire, più elevata, quindi di livello funzionariale sostanzialmente, e quindi abbiamo ho svolto il modulo. E l'idea era di allargarlo pure a altre persone altro personale della commissione, in via un po' trasversale, un po' cercando di recuperare da un lato le esigenze e un po' suggerendo il fatto che ci sia l'esigenza, avendo noi fruito di questo corso. Perché? Perché questo corso, seppur non nella sua interezza, ma in maniera, diciamo, forse un po' più segmentata, quantomeno ha aspetti di interesse che possono riguardare sicuramente il restante personale del servizio dei sistemi informativi, i responsabili, perché c'ha degli aspetti che sono, come dire, interessanti anche appunto a chi svolge un ruolo di responsabilità degli altri servizi. Noi siamo strutturati in servizi, quindi parlo di servizi, sarebbero i dipartimenti, sarebbero nella nostra istituzione servizi, uffici, diciamo aree, che è quella, diciamo, le due aree di cui uno sono direttore centrale. Ci sono dei servizi all'interno, nell'area della vigilanza c'è un servizio proprio vigilanza fondi pensione, un servizio vigilanza casse, che sono i due ambiti dove facciamo vigilanza, e poi, diciamo, poi ci sono altri servizi di supporto, un'altra area che è quella studi e statistiche fondamentalmente. È importante, diciamo, ci sono elementi importanti anche oltre per i responsabili, per delle strutture che, come dire, hanno per loro vocazione una caratterizzazione più informatica. Nel nostro caso noi abbiamo un servizio dedicato alle segnalazioni. Considerate che il nostro elemento più importante, diciamo, per effettuare la vigilanza sono le informazioni e i dati, quindi noi raccogliamo i dati attraverso un sistema, come dire, messo a disposizione da Banca d'Italia, cioè il nostro sistema di raccolta dati è lo stesso con cui Banca d'Italia raccoglie
i dati da parte dei suoi soggetti vigilati, che sono appunto le banche, che è quello che un pochettino sta diffondendo, e noi abbiamo una grossa, come dire, mole di dati che ci deriva dai fondi pensione che ce li mandano, e quindi diciamo c'è tutta questa gestione. C'è un servizio apposito che non è il servizio sistemi informativi, e quindi qua sicuramente all'interno di quel, anche se il supporto tecnico e anche di strutturazione viene dato dal servizio sistemi informativi, ma diciamo poi la parte più contenutistica di dati e di gestione di queste segnalazioni, di questo sistema di raccolta dati, è svolto da un servizio apposito che poi è quello che pure gestisce le statistiche, le informazioni statistiche, elaborazioni dei dati a fini statistici, mentre per l'elaborazione dei dati a fini di vigilanza viene curato dalla vigilanza. E quindi questa è sicuramente una struttura che ha maggior caratterizzazione informatica, troverebbe nell'ambito di questo corso sicuramente dei profili di particolare interesse, e poi c'è il restante personale dell'istituzione, anche lì diciamo ci sono profili di interesse. Un pochettino l'argomento che veniva posto è il corso come strumento a supporto del modello organizzativo. Oltre a quello che ho detto, diciamo, ho provato a fare un piccolo esercizio rispetto alla strutturazione che ci siamo dati del servizio sistemi informativi. Quindi qua devo ritornare indietro, 10 persone. Adesso vi accorgerete quanto sono poche 10 persone, perché l'attività del servizio sistemi informativi si è sempre, diciamo, si è caratterizzata da un po', in particolare da quando, diciamo, mi ha assunto la responsabilità, ma ho cercato di caratterizzarla anche prima, diciamo, sotto queste direttrici, su tre linee di attività. Uno è quello ovviamente della gestione dell'infrastruttura. Motivo molto semplice e banale: se le persone, diciamo, devono lavorare, devono avere un'infrastruttura informatica che gli consente di lavorare, devono avere il computer che funziona. Il secondo sono gli applicativi. Gli applicativi, qua dicevo, noi non diamo servizi e la gestione degli applicativi, non diamo servizi diretti ai cittadini, se non in larga misura, se non di carattere, come dire, di carattere generale. Sicuramente il sito web è un servizio che può essere visto come un servizio al cittadino. Le informazioni che possiamo dare sui fondi pensione, che diamo nell'ambito di una relazione annuale, nell'ambito di aggiornamenti statistici, trovano ovviamente il vincolo del segreto d'ufficio di cui facevo riferimento prima. Quindi diciamo sono informazioni sicuramente aggregate di carattere generale, ma hanno ovviamente un'utilità forse non solo al cittadino, ma diciamo a una serie di potenziali, di possibili interessati. Ci sono altri elementi, però diciamo oltre a questi il problema non sono tanto i servizi esterni, proprio perché il nostro supporto non è un servizio diretto, ma un servizio indiretto. Quindi l'applicativo per noi diventa importante, il processo di digitalizzazione, nel supporto ai processi interni fondamentalmente. Allora, in quest'ambito una parte del servizio sistemi informativi si occupa degli applicativi e della gestione e sviluppo degli applicativi. Alla gestione degli applicativi e anche lo sviluppo, perché qua il concetto è un pochettino questo, che le caratteristiche proprie di un'amministrazione le conosce l'amministrazione stessa. Un processo di delega tout court nello sviluppo, nella realizzazione di applicativi, purtroppo si tende a dimostrare fallimentare. Quindi ci deve essere una competenza, questa è diciamo una visione che porta avanti da tempo con le difficoltà dei numeri, come vedrete, però diciamo una competenza interna è necessaria, perché si rischierebbe nella delega si rischierebbe di perdere più tempo di quanto non se ne guadagni facendosi le cose per conto proprio, fondamentalmente detto in maniera brutale. E il terzo profilo è quello della sicurezza, diciamo, e il quale ha assunto, come dire, rilievo più recentemente, già con lockdown, ma però il rilievo della sicurezza c'è sempre stato. Poi in un'amministrazione che ha il segreto d'ufficio messo, come dire, nella norma, è chiaro che l'elemento sicurezza è un elemento predominante fondamentalmente. Quindi, diciamo, perché parlo di queste tre direttrici, di queste linee d'azione? Non perché le altre amministrazioni ovviamente debbano seguire diciamo, questa struttura, perché io penso che ogni amministrazione sia libera e debba strutturarsi secondo quelle che sono le proprie esigenze, quelle che sono le proprie, come dire, sensibilità fondamentalmente. Perché questa strutturazione poi invece da noi ha trovato, che è un po' un funzionigramma, ha trovato poi pure
corrispondenza nell'organigramma, ma rispetto al corso, quello che mi sono provato un pochettino a divertire a fare è stato un esperimento estremamente banale, cioè di vedere rispetto ai moduli, 10 moduli che erano stati, come dire, che sono stati fruiti dal corso, dove queste linee di azione, queste linee di attività trovassero, come dire, trovassero maggiore attenzione. E su questo devo dire che in effetti tutte queste tre linee trovano all'interno dei moduli dei corsi, pur in differenti moduli, diciamo, particolare attenzione. E in una piccola mappatura che mi sono fatto, l'attenzione maggiore finisce per essere proprio nella gestione degli applicativi e nello sviluppo. Quindi, diciamo, l'esercizio è questo si, come dire, trova il paio rispetto al modello organizzativo interno che ci siamo dati, dove più persone, qua diciamo non ridere, ma più persone sono tre persone, sostanzialmente si occupano della parte gestione applicativi e sviluppo. 2/3 persone sono dedicate all'infrastruttura e 2 persone sono dedicate alla sicurezza. Purtroppo i numeri sono questi e con questo noi abbiamo a che fare. Però pure su questo esercizio particolarmente banale e banalizzante, direi, mi ha fatto un po' piacere vedere questo incrocio di mappatura dei dati, e devo dire che anche da una rilettura molto rapida delle schede di approfondimento del corso non ho trovato, almeno io, per quello che sono le caratteristiche proprio dell'amministrazione, elementi che ulteriori elementi rispetto a questa ipotesi di strutturazione. Spendo ancora 2 parole per quanto riguarda il supporto alla trasformazione digitale dell'ente, qua andiamo un pochettino sulle note un po' più dolenti, nel senso non rispetto al corso, che è strumento utilissimo, dico, ma rispetto a quella che è la percezione interna. Qua parliamo di cambiare delle abitudini, cioè di spostare le persone da quello che è il loro, come si direbbe adesso con termini moderni, la loro comfort zone lavorativa fondamentalmente. Quindi se io oggi andassi a chiedere, diciamo, che cosa serve ai lavoratori all'interno dell'istituzione che si aspetta un percorso di digitalizzazione, non mi aspetterei, dico, lo faccio come esempio, ma in realtà, diciamo, in realtà i ritorni sono quelli, diciamo, quando viene richiesto sì le servizi informativi, non è che vanno oltre a dire voglio un computer che funziona meglio, voglio una stampante che si inceppa di meno, piuttosto che. Quindi, diciamo, allora, e certe cose rimangono e sono tuttora sconosciute fondamentalmente, diciamo, il concetto cloud è un concetto ancora forse difficile, anche se le persone in realtà già oggi da noi lavorano in cloud, ma non è detto che se ne siano accorte. Il concetto della sicurezza informatica viene visto come tutto un problema a livello IT. Però, diciamo, adesso abbiamo iniziato a fare i corsi un pochettino sui comportamenti, perché la sicurezza informatica in realtà quello che è elemento fondamentale sono i comportamenti dei dipendenti, oltre a quello che può essere messo come strumentazione di controllo, di verifica e di protezione IT. E per quanto riguarda gli applicativi, devo dire, vi porto questo esempio e poi diciamo vado velocemente alle conclusioni. Noi nell'ambito di un progetto di visione un pochettino della Intranet abbiamo, come dire, chiesto che quali tipi di servizi di tipo applicativo potevano essere utili. A questo punto parliamo dei dipendenti all'interno. Devo dire che non abbiamo avuto grosse risposte. Se avessi dovuto rispondere io, avrei chiesto il mondo fondamentalmente. Quindi, diciamo, quindi è un percorso un pochettino lungo questo di far passare l'importanza della digitalizzazione per quello che riguarda noi, principalmente nella digitalizzazione dei processi di lavoro e come ausilio alla semplificazione dei processi di lavoro. E su questo, diciamo, sicuramente il corso, elementi del corso Agile, come gli ulteriori corsi che potranno essere sviluppati, ci potrà aiutare intanto per far vedere quelle che sono le opportunità che possono derivare da un percorso di questo genere. Vado alle conclusioni, visto che c'è una qualcosa che mi lampeggia come zero molto velocemente, Infatti, che diciamo, il tempo è il finito, tempo è insomma. tiranno, come si suol dire. Le conclusioni sono Esatto, c'è velocissime, l'altro faccio le conclusioni. intervento. Esatto, faccio le conclusioni, però diciamo qualche minuto in più. Comunque, vado velocissimo. Cosa mi porta, cioè, faccio le conclusioni un po' come si fanno alla fine dei corsi di yoga. Che cosa ti porti a casa? Viene chiesto generalmente alla fine di un corso. Che cosa ci portiamo a casa noi con questo corso? Da una parte,
questa esigenza di una maggiore diffusione interna delle conoscenze e di un maggior coinvolgimento sicuramente delle persone, e il corso è assolutamente utile. Dall'altra parte, un po' la soddisfazione di avere un modello organizzativo che in qualche modo ha trovato riscontro in quello che è l'organizzazione del corso. Perché lo dico questo? Perché io penso che, diciamo, un po' di autoincensamento da parte dei responsabili per la transizione al digitale, perché aiuta a livello di autostima, dato il compito che devono affrontare, è molto utile. Grazie Enrico Mattioni della partecipazione e tutta la descrizione, insomma, del corso. Grazie mille. Introduco l'RTD Regione Puglia Quasimodo Elefante per l'esperienza molto interessante come RTD diffuso, quindi rete, diciamo, non soltanto all'interno dell'amministrazione stessa, ma anche con province e comuni, e quindi anche il coinvolgimento, diciamo, di altri soggetti sia esterni che interni, proprio per la partecipazione al corso. Quindi grazie, lascio immediatamente la parola a Cosimo Elefante, prego. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, insieme oggi vedremo quello che è appunto il modello organizzativo dell'ufficio RTD della Regione Puglia e qual è stato il percorso di riorganizzazione digitale che abbiamo avviato e stiamo portando avanti in sinergia anche con Agit. Quindi vi rappresenterò come il percorso formativo i4job di cui stiamo discutendo è stato importante nella creazione di questo modello, di questo nuovo modello organizzativo che abbiamo adottato in Regione Puglia. Quindi, ovviamente, anche da parte mia, un doveroso ringraziamento ad Agi, Daika, Umana e Formez per l'opportunità che abbiamo avuto di poter partecipare a questo percorso formativo. Allora, ricostruiamo un attimo insieme quella che è stata la roadmap che ci ha permesso di arrivare all'attuale modello organizzativo dell'ufficio RTD della Regione Puglia. Lo scorso anno la Regione Puglia ha avviato un radicale processo di riorganizzazione della governance per la transizione al digitale. Fino a quel momento, prima di allora, l'ufficio RTD era incardinato all'interno di uno dei dipartimenti, cioè la Regione Puglia, come la maggior parte delle regioni, ha un modello organizzativo comunque molto complesso, con strutture verticali su determinate tematiche. Quindi, in Regione Puglia, fino all'anno scorso, l'ufficio RTD era incardinato all'interno di uno dei dipartimenti, e nello specifico nel Dipartimento Sviluppo Economico. Lo scorso anno, la Giunta ha deciso di spostare l'ufficio RTD e portarlo direttamente in presidenza, perché è emersa la necessità di una unitarietà di azione e un coordinamento strategico di tutta quella che è il percorso di transizione digitale. Quindi mi sono ritrovato come RTD ad avere un piccolo ufficio formato da sole 3 unità di personale che in maniera brillante ricoprono 3 settori, che sono quelli che fino ad oggi siamo riusciti comunque per i quali siamo riusciti a garantire la maggior parte del supporto necessario, quindi un supporto giuridico specialistico per la transizione al digitale, un supporto specifico per la parte di analisi e riorganizzazione dei processi e tutta una parte relativa a quelle che sono le attività più sistemistiche dell'ufficio. Ovviamente in tutto questo percorso ci affianca la nostra in-house Innova Puglia, che è un in-house che ci segue in tutto quello che sono gli ambiti ICT e in tutto il percorso che stiamo portando avanti. Quello che però sul quale vorrei portare la vostra attenzione è la complessità di una struttura di un ente come la regione, perché noi oggi siamo organizzati in innanzitutto 2.500 dipendenti, 10 dipartimenti, dipartimenti che fino all'anno scorso e soprattutto magari anche dovuto all'emergenza Covid si sono dovuti organizzare per far fronte a quelle che erano le esigenze in ambito ICT e spesso e ci siamo ritrovati ad avere diversi sistemi informativi, diverse esigenze digitali che sono state risolte con approcci spesso indipendenti e in alcuni casi anche sovrapposti. Quindi il primo compito che ci siamo ritrovati a dover affrontare come ufficio RTD è stato quello di un percorso di riorganizzazione
digitale, cioè la giunta ha affidato all'ufficio PTD il compito di riorganizzare digitalmente, dal punto di vista digitale, tutta la regione Puglia. Ovviamente abbiamo avuto una serie di indicazioni, una serie di linee guida, che sono quelle che vi sto mostrando adesso sulle slide, che ci hanno guidato in questo percorso di riorganizzazione, o meglio, che ci stanno guidando in questo percorso di riorganizzazione. Quindi ovviamente non possiamo che non parlare di razionalizzazione dei sistemi, perché abbiamo qualcosa come 150 sistemi informatici. Mi scusi, Cosimo Elefante, sentiamo a tratti. Molti dei quali già interoperabili, molti dei quali che già cominciano e parlano scambiano informazioni, però non tutta l'interoperabilità, no, Scusi, non Cosimo quella Elefante, che la è sentiamo l'obiettivo a che ci siamo posti, tratti. il concetto che vogliamo raggiungere di interoperabilità è attualmente presente. Ovviamente Mi accessibilità ai sente? documenti. Adesso no, non la sentiamo più, la Un sentiamo a tratti. attimo. Probabilmente se Sì. prova a chiudere la webcam, magari proviamo l'audio così si sente meglio. Proviamo così. Sì. Non sentiamo però il microfono. Adesso non sentiamo più. Non sentiamo proprio neanche, sì, probabilmente sarà caduto, forse rientrerà. E nel frattempo, vabbè, che aspettiamo, c'erano dei problemi tecnici, ecco, sta rientrando. Ok, prima non Ecco. la sentivamo più, forse è caduto? Caduta la linea? Non la sentiamo. Non la sentiamo. Vediamo un attimo. Sì, vedevo insomma nella chat i partecipanti che scrivevano, ma è un problema nostro. No, no, perciò sono intervenuta perché effettivamente si sentiva a tratti. Sì, sicuramente sarà la connessione, assolutamente. Sì. Forse si sta ricollegando. Cosimo Elefante? No, neanche l'audio sentiamo. Sì, immagino che Niente. il dottor Elefante sia uscito e rientrato nella stanza Sì. per verificare, per sistemare il problema. Assolutamente. Vedevo una domanda in chat. Paolo Bevacqua, qualche dettaglio sul linguaggio di sviluppo. Era il riferimento all'intervento di Macchioni, del precedente intervento? Buongiorno, mi risentite? Ah, adesso sì, ecco, la risentiamo. Ok, provi a Perfetto. disattivare la webcam e lasciare solo il microfono. Proviamo così. Perfetto. Va bene, va meglio, si sente? Grazie, si sente perfettamente. Grazie. Perfetto. Allora, riprendo rapidamente dove ero arrivato. Dicevo, il primo compito che abbiamo avuto come ufficio PTD è stato quello di avviare un percorso, un processo di riorganizzazione digitale della Regione Puglia. Quindi la Giunta ci ha affidato una serie di indirizzi che ci portano, ci stanno guidando nel percorso di riorganizzazione digitale. Quindi tra questi, in maniera rapidamente, diciamo, tutta la parte di razionalizzazione dei sistemi informativi, la parte di monitoraggio e potenziamento della governance, l'integrazione di tutte le piattaforme abilitanti e anche tutta la parte di accessibilità dei procedimenti amministrativi. Ovviamente non meno importante la promozione del conferimento automatico degli open data regionali sulle piattaforme nazionali e comunitarie. Allora, tutto questo però ovviamente, se pensate alla struttura iniziale di cui vi ho parlato, di un piccolo ufficio formato da 4 unità di personale, vi rendete conto come affrontare un percorso di questo tipo è sicuramente non semplice con un modello organizzativo come quello. A questo punto, l'idea che abbiamo avuto e che siamo riusciti a portare avanti è quella di un ufficio RTD diffuso. Praticamente, per poter affrontare un modello, una riorganizzazione in maniera così capillare, avevamo bisogno di avere in modo capillare, di conoscere in modo capillare tutte quelle che sono le strutture regionali. Questo ci ha portato alla creazione di un ufficio
diffuso e distribuito tra tutti i dipartimenti regionali. Quindi ogni dipartimento ha indicato, sia per competenza in ambito digitale, sia per competenza verticale in ambito del contesto del proprio dipartimento, uno, due, tre colleghi, anche di più, che afferiscono gerarchicamente alla struttura di competenza e funzionalmente per gli aspetti di natura relativi alla transizione digitale direttamente all'ufficio RTD. Ovviamente a questo abbiamo aggiunto anche una collega della nostra in-house regionale che ci ha supportato e ci supporta in questo percorso e tutto ciò ha permesso di creare ovviamente un ufficio distribuito. Allora qui entra subito in gioco il percorso formativo i4job. Perché? Perché la prima cosa che abbiamo voluto affrontare è stata quella di creare, di formare tutti i colleghi dell'ufficio RTD diffuso con un percorso formativo di base che permettesse loro di avere quelle competenze necessarie per affrontare le tematiche che poi quotidianamente affrontiamo come ufficio RTD. Detto questo, i vantaggi di avere un ufficio di questo tipo sono sicuramente quelli di avere un esperto di dominio nelle varie tematiche di contesto dei dipartimenti, avere quindi anche un filo diretto con queste strutture e poter garantire in maniera più univoca anche un'interazione diretta con l'ufficio RTD da parte di queste strutture. Ovviamente la partecipazione dell'ufficio RTD diffuso ha richiesto una serie di strumenti per poter facilitare le attività collaborative. Quindi abbiamo utilizzato piattaforme di collaborazione, così come come la piattaforma Puglia Digitale, che ci ha permesso di creare in maniera collaborativa la scrittura del piano di riorganizzazione digitale. Perché il piano di riorganizzazione digitale la scrittura del piano è stata avviata da una raccolta di esigenze digitali dei singoli dipartimenti, mediante appunto un processo partecipativo effettuato sulla nostra piattaforma Puglia Partecipa. A questo si è aggiunta, ma lo dirò poi alla fine della presentazione, anche in maniera molto, si sta aggiungendo, diciamo, in maniera molto strutturata anche la rete digitale che Agid ha creato per tutta la parte degli RTD. Quindi, ovviamente, da una parte abbiamo, questo è il concetto dell'ufficio RTD diffuso che abbiamo creato internamente alla regione, ma la regione Puglia, così come tutte le altre regioni, ha una serie di agenzie in-house che sono comunque organismi tecnici operativi che supportano la regione ed operano per conto della regione. Ovviamente, fermo restando quella che è l'autonomia in ambito di transizione digitale che ogni struttura di ogni agenzia ha, si è resa necessaria la creazione di una rete tra tutti gli RTD delle agenzie, dell'in-house e ovviamente la Regione Puglia. Quindi questo perché? Tutto questo è stato finalizzato ovviamente a omogeneizzare i processi di interesse comune, ad attuare buone prassi, a condividere sistemi, a riutilizzare piattaforme, perché ovviamente molte delle nostre piattaforme vengono utilizzate magari anche dalle nostre agenzie regionali e spesso molte di queste piattaforme sono sviluppate dalle agenzie e poi vengono utilizzate dalla regione. Anche per quanto riguarda la rete degli RTD delle agenzie, abbiamo utilizzato il percorso formativo i4job che ha permesso a tutti gli RTD delle agenzie di acquisire, ove non fosse già necessario, ove non fosse già presente, un livello di competenze trasversali per poter comunque affrontare determinate situazioni. A tutto ciò, ovviamente, non potevamo non aggiungere tutto quello che è il discorso del territorio. In Regione Puglia è presente una sezione che prende il nome di sezione trasformazione digitale, che si occupa di supportare il territorio e gli enti locali nel percorso di trasformazione digitale. Ovviamente la situazione è molto più complessa di quella che abbiamo analizzato precedentemente con le agenzie, perché parliamo di 257 comuni che vanno dal piccolo comune con 2.000 abitanti alle grandi città come Bari e gli altri capoluoghi. Anche qui abbiamo avviato una serie di tavoli permanenti, anche qui abbiamo ragionato sull'aumento della partecipazione, quindi sulla possibilità di creare
delle sinergie tra le varie strutture e in questo ci è molto di aiuto la nostra in-house regionale che è tipizzata come ha permesso alla Regione Puglia di tipizzarsi come soggetto aggregatore territoriale per il digitale, che non fa altro che favorire lo sviluppo del territorio in ambito digitale mediante il completamento delle infrastrutture digitali e la crescita digitale diffusa della stessa Regione Puglia. Anche qui, stessa cosa, la formazione. E il percorso formativo i4job è stato fondamentale per gli RTD dei comuni e soprattutto per gli uffici degli RTD dei comuni, perché ha permesso di raggiungere anche nel loro caso il livello di formativo necessario. Chiudo un minuto giusto su quello che è la rete digitale Puglia. Praticamente abbiamo avuto l'opportunità di avviare insieme ad Agid la sperimentazione e la nascita di questa community regionale all'interno della rete digitale nazionale. Questo ovviamente l'obiettivo è quello di condividere in maniera virtuale esperienze, strategie, percorsi comuni tra tutti gli RTD regionali, però rimanendo sempre nell'ambito di quella che è la rete digitale nazionale di Agid. E ovviamente, giusto per chiudere con una nota di colore, insomma, per poter aumentare quello che è stato il senso di appartenenza alla rete digitale, abbiamo dato l'opportunità a tutti gli RTD che fanno parte della rete di scegliere insieme a noi il logo che li rappresenterà in questa community. Quindi domani si chiudono le votazioni del logo che rappresenterà la rete digitale Puglia, che penso sia la prima rete digitale regionale nell'ambito della rete digitale Puglia. Io vi ringrazio per il Grazie. tempo e mi dispiace per i problemi tecnici, però spero che siamo riusciti comunque a trasmettere il messaggio. No, grazie mille, il messaggio è arrivato, si è sentito comunque perfettamente dopo. Grazie dell'interessantissimo intervento. E adesso passo la parola quindi per l'ultima parte, considerazioni finali, a Caterina Vignato, Agid e successivamente Franco Patini, AICA. Grazie Caterina. Rieccomi, di nuovo bentrovati. Allora, una brevissima conclusione. E quello che ci portiamo a casa, ripetendo le parole dell'intervento del nostro RTD del COVID, per noi è aver creato più di una rete, una ragnatela direi, che ha compreso anche amministrazioni che non erano state raggiunte finora dal lavoro istituzionale che facevamo come Agid, quindi anche amministrazioni come per esempio le aziende sanitarie locali che sicuramente partecipavano alle iniziative riguardanti il fascicolo sanitario elettronico, insomma altre attività progettuali, però appunto abbiamo raggiunto anche altre amministrazioni come lo stesso COVID stesso. Le associazioni di comuni, come dicevamo prima, anche comuni di piccole dimensioni, oltre alla rete già costituita dalle amministrazioni centrali, amministrazioni locali di grandi dimensioni come le regioni, province autonome, città metropolitane e comuni. Siamo soddisfatti di questa iniziativa, il nostro dialogo può continuare con gli strumenti che abbiamo messo a disposizione, la rete digitale, la community dedicata agli RTT può essere uno di questi strumenti che, come diceva Mino Elefante, è stata utilizzata, ne ha fatto un uso ancora più spinto, è stata utilizzata per creare un'ulteriore community all'interno di questa community per mantenere in contatto, condividere strumenti e modelli per gli RTD appartenenti a un territorio come la Regione Puglia, territorio regionale. Naturalmente le attività formative, oltre alle iniziative che realizziamo con il Formez, continuano con le iniziative del PNRR gestite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, come il processo di riqualificazione del personale, che
riprende un po' il progetto del riformare della PA, del riformare la PA portata avanti appunto dal ministro. Io volevo ringraziare tutti quanti, insomma anche a nome di tutti noi Agid, volevo ringraziare tutti i nostri colleghi di questa avventura, appartenenti sia a Laika, Umana e a Formez. Ci scusiamo e naturalmente ai nostri partecipanti che ci hanno seguito, hanno avuto anche la pazienza di aspettare una risposta se non era immediata ai loro quesiti posti su formazione chiocciolaagid.gov.it. Noi questi strumenti continuiamo a tenerli vivi, appunto la rete digitale, la casella di formazione, e contiamo, ecco, di aver creato una rete per tenervi aggiornati per ulteriori iniziative. Passerei la parola a Franco Patini dell'AICA per ulteriori conclusioni. Grazie a tutti. Franco, se ci sei. Sì, mi sentite? Eccomi. Mi Sì, sentite? Sì? Beh, perfettamente, sì. buongiorno, grazie del tempo che mi consentirà di fare qualche battuta. Quando qualche anno fa, come AICA, abbiamo pensato che ci fosse bisogno di un'attività formativa in ambito competenze digitali, che non mirasse a specifiche competenze di uso e di sviluppo di tecnologie, ma che soddisfacesse a un bisogno di conoscenza, tra virgolette, culturale del fenomeno della trasformazione digitale, tant'è che l'abbiamo chiamato cultura digitale per il lavoro, perché questo strato così alto di conoscenza del fenomeno digitale consentiva una consapevolezza che diversamente i lavoratori, tutti i lavoratori, perché ormai il digitale non lascia indietro nessuno, tutti i lavoratori ne avessero bisogno appunto di questa visione del fenomeno digitale. Questo avrebbe consentito anche una condivisione di linguaggio e una consapevolezza di scelte importanti. Faccio subito una battuta: i due testimoni che ringrazio molto del COVIP e della Regione Puglia, credo che abbiano sintetizzato nel migliore dei modi questa utilità, diciamo, di un percorso che consentiva, se mi consentite, anche una sorta di interdisciplinarietà, dove si contaminano e si mischiano conoscenze di ambito, conoscenze di specifici settori di impresa o di servizi con le competenze digitali. Ecco. In questo senso credo che la nostra iniziativa abbia colto nel segno. Seconda considerazione, che è il passaggio dalla prima, cioè la consapevolezza, consente, e questo è un altro aspetto a cui tenevamo molto, consente di fare scelte consapevoli sul percorso della crescita digitale dei lavoratori, nel senso che non ci si ferma. Prima qualcuno ha usato un'espressione molto efficace, cioè di uscire, sempre credo l'amico di Covip, che ringrazio ancora, di uscire dalla comfort zone, cioè ormai il lavoratore, qualunque lavoratore, non si può adagiare a prassi, procedure, modelli consolidati, ma deve sempre mettersi in discussione. Su questo il digitale è una spinta spaventosa. Ebbene, il corso Eforjob vorrebbe dare una capacità di orientarsi negli sviluppi e negli approfondimenti di competenze digitali inerenti al suo specifico settore. Il caso dei corsi che vi sta proponendo Caterina e l'AGID, il piano triennale, il sillabo della PA, sono tutti approfondimenti tematici importanti che vanno a costruire la componente digitale del profilo professionale. Qui entriamo nel secondo aspetto che ci interessa sottolineare, ed è quello che ormai non c'è più profilo professionale in qualsiasi ambito, che non abbia una percentuale, una quantità di competenze digitali, tanto che ormai
ci stiamo abituando a definire il digital skill rate, cioè quanto del profilo professionale di un individuo è occupato, lasciatemi dire così, da competenze digitali. Questo lo vediamo intercettando le proposte di lavoro, le vacanze, come si dice, su internet delle aziende, delle imprese, delle organizzazioni, delle stesse pubbliche amministrazioni, che richiedono sì competenze specifiche in determinati ambiti, ma molte competenze digitali. Ormai si va da percentuali di qualche punto percentuale fino anche al 30-40% di competenze digitali rispetto al profilo globale. Sopra il 40% poi si usa considerarli specialisti ICT. Ecco, ebbene, questo percorso di costruzione delle competenze digitali, a nostro avviso, ha lo strumento di E4Job, di questa conoscenza orizzontale, di questa cultura del fenomeno digitale, un ottimo strumento orientativo per costruire il proprio curriculum, il proprio percorso, il proprio possesso di competenze digitali. Terza e ultima così, suggestione che abbiamo sempre avuto nell'immaginare questa attività formativa, è stato già citato ampiamente in interventi precedenti, è quella che avvia, e E4Job avvia, il percorso verso l'e-leadership. Questa è un paradigma che nel 2014, proprio con Agit, con le linee guida che furono pubblicate nel 2014, avviammo, ed è quello dell'esigenza della figura dell'e-leader. Eravamo e siamo convinti che non c'è organizzazione pubblica, privata, piccola o grande, che non debba avere al proprio interno un e-leader, cioè qualcuno che immagina la trasformazione digitale e ha gli strumenti per concretizzarla, per proporla, per promuoverla, per seguirla. È una figura complessa, una figura che, come vi ha fatto vedere Riccardo prima, ha fondamentalmente, tipicamente anche il disegno della figura dell'RTD nasce col concetto di leadership, perché ha tre gambe di competenza: una competenza tecnologica, che è quella digitale in senso hard, una le competenze di cosiddetto business o giuridiche nel caso dei funzionari dirigenti pubblici, e la terza le competenze manageriali. Se queste tre competenze si fondono bene e il candidato, il lavoratore ha attitudine, estro il bernoccolo, diciamo, dell'inventiva digitale, ecco lì che abbiamo la figura dell'e-leader, che è evidentemente la massima espressione del responsabile della transizione digitale. Ecco, ci piaceva pensare che E4Job fosse il primo piccolo ma importante passo in questo lungo percorso che porta alla massima espressione dello sviluppo digitale. Io finirei qui con due spot. Uno, come abbiamo ampiamente detto, tutti coloro che volessero e fossero interessati alla certificazione di E4Job, cioè avere un documento formale attestato da AICA, che ha una reputazione credo molto importante sulle certificazioni, e da Accredia, che è l'ente nazionale che riconosce le certificazioni. Io credo che sia un passaggio importante. Per chi fosse interessato, scrive a e4job@aicanet.it e avrà tutte le informazioni del caso. Ultima cosa, io ringrazio veramente tutti gli amici di Agit, Umana, che ha accolto con entusiasmo fin dall'inizio quest'idea di fare questo corso, gli amici di Agit e di Formez, perché è stata veramente per noi un'esperienza gratificante. Vi ringraziamo molto e mi sento di dire con molta umiltà che AICA c'è. Se le amministrazioni centrali o locali, organizzate o singole, avessero interesse a diffondere al proprio interno cultura digitale per il lavoro, saremmo ben lieti di cercare di fare al meglio perché questo possa avvenire appunto nel migliore dei modi. Grazie ancora.
Grazie Franco, concludiamo la nostra giornata con le ultime istruzioni cioè le ultime informazioni che avevo già detto anche nel mio intervento, però le ribadisco: chi ha concluso il percorso formativo a breve riceverà sempre da formazione@agi.com.it l'attestato di superamento del corso e di frequenza del corso. Grazie a tutti e grazie di averci seguito anche fino a quest'ora. Abbiamo superato di circa 3 minuti i tempi previsti del webinar. Grazie, non so se vuole riprendere la parola Patrizia. Per concludere, Allora io ringrazio tutti l'ultima chiusa. quanti, siccome siamo un po' fuori tempo, veramente grazie per gli interventi, è stato un interessante e ricco webinar. Vi saluto e vi rimando poi alle attestazioni che darà Agid. Grazie ancora a tutti, grazie Viviana, grazie Caterina, grazie Maura, grazie ai relatori, a Franco Patini, a Riccardo Squizzato, grazie a tutte le personalità che ci hanno salutato all'inizio. E ancora arrivederci allora. Rimanete informati sulle iniziative di questo progetto guardando Eventi PA e l'homepage di Formez. Arrivederci, grazie a tutti.